Ciao ragazze, allora in questo video oggi voglio parlarvi per quanto riguarda il mio canale. Allora, come sapete voi, ho sempre fatto da 3 anni e mezzo a questa parte video solo sul make-up, tranne qualche volta che ho fatto anche qualche eccezione per le unghie, però forse è stato 2 o massimo 3 volte. Non so se qualcuno di voi l'ha già notato, che da quando sono diventata partner di YouTube mi sono fatto fare da una ragazza gentilissima, Debbie Mami, se non erro il suo nick, comunque Valentina, che ti ringrazio tantissimo, e che è una ragazza gentilissima che ha avuto veramente veramente tanta pazienza a fare la grafica che gli ho richiesto. Comunque vi lascio il contatto del suo canale qui dove sta il mio dito, in modo che se volete lo andate a visitare perché è veramente dolcissima. E quindi niente, dicevo che mi sono fatta fare la grafica per la mia pagina principale di YouTube, quindi per il mio canale, da questa ragazza, e ci ho fatto mettere, l'ho fatta in un modo significativo, ovvero ho messo 2 foto mie, che comunque mi rappresentano, e poi tutte le altre foto che ho messo intorno alla scritta Juma 89 significano che comunque il canale tratta queste tematiche, ovvero non solo più il make-up, ma voglio apportare una modifica al mio canale, ovvero parlare di estetica in generale. Tipo, che ne so, come si fa una ceretta e la dimostrazione pratica, come fare un pedicure, come fare una pulizia del viso, come fare una manicure, come fare una ricostruzione unghie, le difficoltà che si trovano. Comunque, con ciò non vuol dire che non parlerò di make-up o non farò più tutorial sui trucchi, anzi, però voglio fare una cosa mista, ecco, perché comunque, cioè, l'estetica è tutto ciò che mi rappresenta. Io non mi piace solamente truccare, mi piace fare tutto, e quindi voglio condividere con voi questa mia passione. E quindi niente, io spero che questa novità per il canale vi faccia piacere, e io sono felicissima di condividerla con voi. Spero che comunque non ci saranno critiche, perché comunque ognuno si sa che è il suo metodo di lavoro, quindi spero soprattutto che non ci saranno critiche offensive, intendo, ma che ci saranno tante critiche costruttive, perché così, confrontandoci, impariamo a crescere insieme. Perché io faccio video su YouTube anche per questo, anzi soprattutto per questo, per confrontarci insieme su cose che sappiamo, che abbiamo imparato, e comunque per condividere le mie esperienze con le vostre esperienze, anche attraverso commenti, non solo per forza con dei video risposta, ma anche con dei semplicissimi commenti o mandandoci delle mail. Insomma, una cosa più che altro di condivisione. E quindi niente, poi oltre all'estetica, volevo fare anche, visto che me l'avete richiesto in tantissime, qualche video su come faccio i capelli. Cioè, tipo, che ne so, adesso sono liscia, se mi voglio fare i boccoli vi faccio vedere come io creo i miei boccoli, per esempio. Oppure come curo i miei capelli. Ecco, dei video così, perché alcune di voi me l'hanno richiesto, e quindi volevo piano piano accontentare tutte, sempre tempo permettendo ovviamente, perché, ripeto, vorrei fare tantissime cose per il canale, però il tempo a disposizione è limitato, e quindi tante volte quando ce l'ho, magari perché non mi va di girare un video, perché magari sto poco bene, quindi non mi va di farmi vedere in quello stato. E quindi poi il tempo passa e vabbè, a parte questo, nulla, questa è stata la novità per quanto riguarda il canale, che non vedevo l'ora di dirvela. E poi per quanto riguarda
l'argomento Facebook, volevo annunciarvi che ho cambiato contatto. Per tutte coloro che mi aggiungono su Facebook e continuano a richiedermi amicizie su Gioma e Sedista, io quel contatto non lo utilizzo più, ragazze. Quindi se magari, se vi va, seguitemi su Gioma89. Ho creato proprio una pagina ufficiale, le pagine fan, quelle cose là, che poi io non la chiamo fan perché per me siete tutte amiche, cioè io non voglio fans, ecco, per me siete tutte amiche virtuali e non vi reputo delle fans assolutamente. E quindi niente, se volete aggiungetemi lì, che comunque vi metterò il link qui sotto nel box informazioni, così non vi potete sbagliare. Creato la pagina su Facebook in modo che, siccome qui sul canale YouTube il mio nickname è Gioma89, molte di voi magari notavo che si confondevano nel cercarmi su Facebook, e quindi ho preferito fare una pagina con lo stesso nickname che avevo su YouTube in modo da facilitarvi la ricerca. Ma non solo per questo, ho chiuso soprattutto il canale perché mi stavano arrivando tantissime richieste di amicizie da contatti stranieri, sia maschili che femminili, ma erano gente veramente strana, ragazze, perché facevano delle proposte indecenti, proprio assurde, quasi incredibili. Poi parlavano sempre di cose sconce, diciamo. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque era diventata una cosa invivibile, perché ogni volta che entravo nell'account mi si fiandavano 3, 4, 5 persone straniere sempre a chiedermi le stesse cose. Alla fine mi sono scocciata e quindi preferisco così. Cioè preferisco avere una pagina mia personale dove io mi dedico esclusivamente e aggiorno solo ed esclusivamente quella determinata pagina, anziché avere sia l'account, che comunque è limitato come amicizie, perché se non erro arriva massimo 5.000 amicizie, 5.000 e qualcosa, e quindi ho preferito impostare da subito una pagina. Oltre al contatto Gioma Estetista, non so se vi ricordate che avevo anche un'altra pagina Facebook che si chiamava GioMakeup89. Ecco, quella la aggiornavo quasi poco e niente, e quindi era una pagina così inutile secondo me, perché una pagina o la tieni che la aggiorni o non la tieni proprio, cioè almeno io la penso così. Quindi ho detto basta, chiudo tutte le pagine, gli account, tutte le cose che utilizzavo prima, mi creo solamente la pagina Gioma89 e mi dedico solo ed esclusivamente a quella, tutte le altre non le aggiorno. Se poi qualcuno, comunque io ho messo un sacco di messaggi, aggiungetemi alla pagina Gioma89 perché questo account non lo utilizzo più, comunque gli avvisi ne ho messi tanti su Facebook, però non sono mai abbastanza. E quindi niente, tutto questo discorso per invitarvi a seguirmi anche sulla pagina Gioma89, se vi va ovviamente. A me farebbe tantissimo piacere. E quindi niente, queste erano le ultime news. Spero che la novità principale, ovvero di apportare al canale gli argomenti di estetica generale, vi piaccia. Io sono felicissima, non vedo l'ora di iniziare a fare qualche video su questi tipi di trattamenti. E nulla, vi mando un grosso bacio e fatemelo sapere se questa idea vi piace, se non l'apprezzate o se l'apprezzate, insomma fatemi sapere qualcosa a riguardo, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione e buon 2013 a tutte. Mua! Ciao! Ciao ragazze, allora in questo video voglio parlarvi un po', come vi ho già accennato su Facebook, per le novità. Annunciarvi, come anche vi ho suggerito... non riesco a parlare. Ok, ricominciamo. Allora. Ciao ragazze, allora...